Si è tenuta nel tardo pomeriggio di sabato la cerimonia di chiusura del presepe artistico di Valdobbiadene, un momento di festa che ha coinvolto anche l'amministrazione comunale e il gruppo Amici del Presepe di Segusino e che ha intrattenuto grandi e piccini con esibizioni musicali e teatrali e un rinfresco a base di dolci, rinnovando così l'appuntamento per l'edizione 2017. Come vedete sono un po' in una miss teatrale perché per questa cerimonia di chiusura abbiamo pensato anche di dedicare un po' di spazio alla poesia, al teatro, alla musica e poi i dolci della tradizione per vivere insieme un momento di amicizia e di fraternità. Un po' di numeri, quanta gente è venuta a vedere il presepio quest'anno? Bene, il presepe ha aperto i battenti il 3 dicembre e possiamo essere veramente soddisfatti. La scelta dell'amministrazione di mettere a disposizione una villa straordinaria, così bella, piena di fascino, piena di storia, ha dato i suoi frutti, possiamo dire. Quasi 7.000 presenze, quindi da tutto il mondo, possiamo dire. Da tutta Italia abbiamo, ricordo addirittura, visitatori dall'America, figli ecco, di valdobbiadenesi emigrati. È stata una vera festa e soprattutto tanti bambini che si sono emozionati e vedere ecco, l'emozione negli occhi dei bambini è sempre bello perché loro sono il futuro ed è importante che si innamorino di queste tradizioni, che gli lasciamo qualcosa. Importantissima è stata anche la sinergia che abbiamo stabilito con il presepe artistico di Segusino, notissimo, celebratissimo, grazie al presidente Carlo Stramare, e quindi è stata una bella collaborazione che ha dato i suoi frutti, ecco.